Siamo con Claudio Turigone, esponente politico della nostra città. Innanzitutto le chiediamo che effetto le fa vedere un Palabianchini quasi pieno in questa sfida così importante contro il Napoli Fusta Santa Maria. Beh, è bello perché significa che lo sport deve in qualche modo portare la gente a trovare un entusiasmo in un momento della società civile che è drammatico in cui noi stiamo oggi vivendo. Quindi lo sport deve essere sicuramente la prima cosa per poter rilanciare e ridare fiducia agli uomini del nostro territorio. Credo che c'è bisogno di stare vicino alla città a tutte quelle società sportive che in qualche modo stanno dando lustro a questa nostra città e in qualche modo dobbiamo far sì che sia le strutture che gli enti locali, che gli enti preposti diano certezze a queste squadre in modo che ci siano anche delle regole che possono far sì che in un momento così critico, economico, possono avere la possibilità di fare i campionati ad alto vertice come sta facendo Latina Calcio a 5. Sapevamo che la squadra di Latina era una bella squadra, difficile, anche qua a casa loro giocano molto bene e siamo stati concentrati fino alla fine e abbiamo portato il risultato a casa. No, ma il portiere, lo sappiamo che Bragaglia è un portiere importantissimo per la categoria e se para non c'è niente, ma i pali e le altre occasioni, anche perché continuo a ribadire che secondo me ci sono due rigori grossi, grossi, grossi per noi. Mi dispiace commentare una sconfitta, ma per quello che abbiamo messo in campo, per quello che abbiamo messo in campo. Questa è la dimostrazione che comunque il Napoli è una grandissima squadra, quando hanno questa capacità di farti male in quei pochi errori che tu commetti, è così e purtroppo portano a casa da questo punto di vista meritatamente 3 punti. Sicuramente ora si diminuiscono sempre le possibilità di errore che abbiamo durante tutte queste partite che rimangono, però dobbiamo andare avanti, lavorare così e crederci, perché ripeto, per quanto possa essere il risultato, spiegare una parola il risultato di questo per me è assurdo. Da tecnico, insomma, io posso solo che fare i complimenti ai miei giocatori. La partita era quella che dovevamo fare, abbiamo stretti i denti con un paio di giocatori che avevano dei grandi problemi, nonostante questo hanno fatto credo sui 37 minuti effettivi. Sull'uno pari abbiamo fatto noi la partita, abbiamo trovato davanti un portiere che sinceramente oggi c'è solo da stringergli la mano, più che la sfortuna parlerei veramente della bravura dell'avversario. E niente, il Napoli ha vinto questa partita 4-1, sorrido pure io perché se uno dovesse leggere il risultato, insomma, e vedere la partita, veramente oggi non posso rimproverare niente. In passato sono stato severo nel senso che abbiamo creato tante occasioni, secondo me anche un po' per poca cattiveria sotto porta. Oggi non posso rimproverare nulla alla mia squadra, posso solo che fare i complimenti e credo che prima o poi girerà meglio anche per noi. Adesso dobbiamo solamente tenere botta, nel senso che abbiamo un'altra partita molto difficile a Martina Franca, le nostre avversarie devono ancora incontrare Napoli e Martina e noi siamo là, eravamo quinti in classifica prima di questa partita. Io sono convinto che continuando così, quando avrò a disposizione tutti gli effettivi, recupereremo tra infortuni e squalifiche. Sono convinto che noi ci andremo a riprendere tutti questi punti che abbiamo lasciato per strada.